Questo incontro nasce dal desiderio di stare insieme, di condividere emozioni, anche momenti belli tra famiglie di bimbi rari, di bimbi preziosi e che hanno voglia di stare bene, che hanno voglia di incontrare altre persone che condividono i medesimi sentimenti, le medesime paure, le stesse preoccupazioni, che sono le preoccupazioni che ogni mamma, ogni papà ha per il proprio figlio, però amplificate, tanto, tanto amplificate. E lo spirito di questo incontro era proprio questo, ritrovarsi. Io sono Michela, la mamma di Ryan, un bimbo speciale, e l'equipe della professoressa Mazzanti. Ho aperto un mondo, ho scoperto un mondo, ho conosciuto persone con le mie stesse problematiche che mi hanno portato a conoscere Fiori di Campo. Fiori di Campo mi ha aperto una conoscenza, il sapere di non essere da sola e di condividere il negativo, il positivo, perché spesso dalle cose negative vengono fuori le cose positive. E per quanto riguarda la parte medica, la professionalità, l'umiltà, il entrare a Sant'Orsola, entrare in un ambulatorio ma trovare una famiglia, quindi anche se ci sono i medici col camice bianco, io ho incontrato una famiglia. E dal primo all'ultimo, quindi i medici in questo ti rendono la strada più semplice, perché cadono tutte le barriere. Il nostro percorso è l'inizio, quindi per ora abbiamo visto una grande bontà d'animo, disponibilità, e un'iniziativa come questa, che è la prima alla quale partecipiamo, sono momenti che mancano, sono quei momenti che si cercano, perché vedi altra gente, fai stare in compagnia i bambini e lì vai a toccare il punto focale, cioè li fai stare in compagnia e quindi raggiungi l'obiettivo principale, perlomeno il nostro era quello. Beh, nel nostro percorso è stato fondamentale questo incontro, perché Lorenzo comunque ha una malattia veramente poco conosciuta, e il confronto con le associazioni e anche con l'equipe mi ha permesso di avere intanto una diagnosi e quindi avere un intervento precoce per il bambino. E come famiglia ha significato non sentirsi soli, ed è importante per tutti quanti noi. Al di là della diagnosi, comunque i nostri figli vanno oltre la letteratura. L'unirci dimostra questo.